Oh beh, che hai pigliato, mi vedi? Fatto la spesa, ho preso due bottiglie d'acqua per dopo, ho preso un cappuccino per te e ho una sorpresa. Dimmi. Ho preso la mozzarella. Che è sta m***a? Ma che è sta m***a? Oh, non è buona. È buona sta m***a? Ah, io l'ho mangiata. Ma che è sto schifo? L'ho mangiata per altre volte, è buona. Ma la mangi tu? No, ce la mangiamo insieme. Ma tu sei pazzo secondo me? Compa, l'ho preso per altre volte. Ma avete visto che mozzarella ha applicato questo? Perché raga, che c'è di male? Ma questa m***a qui è mozzarella. Ti prego, dimmi di no. Ma perché? Scusa? Aspettate un momento, vi porto io a mangiare la vera mozzarella di bufala qui a Battipaglia. Siamo arrivati a Battipaglia per assaggiare la vera mozzarella di bufala che la fanno solo a Battipaglia. Cercheremo in 5 caseifici diversi, presi casualmente, per trovare la mozzarella più buona. Primo caseificio, la contadina. Daremo un voto da 1 a 10 e vi daremo la miglior mozzarella qui a Battipaglia. Sei pronta? No, sei pronta per questa diarrea? Ok, questa qua è la prima prova che faremo. La contadina. Voto da 1 a 10? 8. 8? 8. 7. Proviamola, questa mozzarella qui. Sette e mezzo. È buona, Dividiamola, Questa qua la dividiamo, Oh, è buona. Dai, farò un pezzo. Ti piace? Sì, è buona. Vieni la metà. Ma quanto è goffo, mamma mia. Vedi il pezzo che ho barbagiato. Peppe, dai che ce la fai. Oh, ma non ti fanno passare. Non mi fanno passare, una cosa assurda. Oh, me l'ha regalata la signora. Me lecco, questo qua mi lecco. Me l'ha regalata la signora. Qui facciamo un video test un po' particolare. A gratis, quindi è più buono. Un voto in più. Un voto in più perché è gratis. Vai. Com'è? Guarda come fa a sgocciolare tutto. Questa qua merita un bel 8. È molto lattosa, ma è molto buono nell'impasto della mozzarella. Cioè veramente un bel 8 e mezzo. Dai, tocca a te. Io te la paletta tua. Addirittura 8 e mezzo. Un voto in più perché è gratis. Quando una cosa è gratis è più buona. Hai sempre quel mezzo voto in più rispetto a me. Vediamo. Beh, mi hai dato delle aspettative. Vai, vai. Ha paura. Hai visto? Che voto gli dai? No, questo è una 9, è buono. 9? Ricordatela, perché quando passi di qua la verrai a prendere sempre. Allora, vi lecco come ho fatto vedere. Io gli ho dato un bel 8. Me l'hanno regalata la mozzarella, sono gentilissimi. E invece Gabriel 9. Andiamo al prossimo caseificio. Terzo caseificio, Danzilio. Vediamo com'è. Hai visto che gentile? Te lo porto pure al tavolo. Con il basso, dai, facciamo questo video al caseificio Danzilio qui a Battipaglia sempre. Abbiamo preso tutto il coco e per alleggerire la mozzarella, perché sennò è un effetto diuretico, no? Mangiare più di mezzo chilo di mozzarella è una cosa impossibile. Dai, procediamo. A te l'onore. Inizia tu, inizia sempre tu. Inizio io. Com'è?
Ciao, eh. Mi sembri tanto convinto. Cos'è? Tieni. Non bel fatto. Non c'è molto latte ed è molto dura da masticare. Cioè. Sì, quello per me, il fuoco è il 6. Mi dispiace dirlo, ma ragazzi sta dicendo abbastanza che non ha bisogno di. Qui siamo al caseificio San Vincenzo. Ora ci toccherà un altro caseificio, però non ce la facciamo più perché siamo pieni di mozzarella. Parto io, parti tu. Ma sai che a me lo stomaco inizia a fare già strani rumori. Tocca a me il più d'istinto. Sono molto scopoloso. Hai 8 e mezzo. È buono. È veramente buono. Però è poco lattosa. Rispetto alle altre, guarda. Sta buono. Però a livello a consistenza ci stiamo. Veramente buona. Vai, mangiati tu l'ultimo pezzo. No, no. Tu non sai dare i voti, eh. Buono. 9 e mezzo. 9 e mezzo. Veramente buono. Veramente buono. Mi ricordo molto quella che abbiamo mangiato. La molto la scusa. Mi ricordo il nome del caseificio. Però questo è veramente molto buono. Quella lì come ultimo video testing, perché basta, non ce la facciamo più. Tenuta Agrilatto. Allora, adesso ve la faccio vedere e poi basta. Noi abbiamo dovuto prendere 5 perché non ce ne davano di meno. Gabriele, mettiti verso la luce, non ti vedo bene nella videocamera. Sì, ora ti vedo bene. Cioè, ma ci vuole un'altra scienza. Ok, La grata che conserviamola perché non ce la faccio. Ne abbiamo giusto 2, quando ne vuoi? Noi. Questo è tuo. Vai, chi inizia stavolta? No? Chi inizia? Vai, inizia tu, non ce la vai. Lo giuro che sai che è la cosa più brutta, quando sei pieno di mozzarella e devi rimangiarla. Oh, però già sembra lattosa, vediamo. Sta troppo di latte di bufala, un bel 7 e mezzo, non è male. Che di bufala molto, sa un po' strano, sa un po' strano, però non è male. Sei un misto tra formaggio e mozzarella, o no? Non è male. 7 e 8. 7 e mezzo, io gli ho dato 7 e mezzo. Vabbè, stimiamo più o meno una classifica. Facciamo la nostra classifica più o meno in base a quello che abbiamo visto. Volevamo portare pure la zizzona, però non è il caso, perché altrimenti qua io veramente tengo il vomito. Basta mozzarella. Magari più tardi facciamo uno spuntino di mozzarella. Comunque, il migliore secondo te di quello che abbiamo visto? Il migliore direi Santo Efesto. Il Lecco, quello che ci siamo fermati sulla strada. No, quello di prima. La contadina. Non era la contadina, era la steppa. Senti, io con i nomi sto ucciso. San Vincenzo. San Vincenzo. Ok, prima posizione per San Vincenzo. Con te qual è il primo?
Ma per me diciamo che mi è piaciuto più quella la contadina, mi è piaciuto di più. Per me la contadina, per lui San Vincenzo. Secondo posto per te? Bellesco. Bellesco. Per me secondo posto, sì, pure per me Villecco. Secondo posto Villecco, terzo posto. Terzo posto la contadina. Per me San Vincenzo. San Vincenzo per me il terzo posto, per lui la contadina. Quarto posto. Quarto posto io lo trovo ad Agrilat. No, pure io. Quarto posto Agrilat per tutte e due. E quinto posto per tutte e due. Chi è? Merda di mamma mia. Fuscillo, mamma mia. Ma che è? Mamma mia. La peggior mozzarella che abbiamo mai assaggiato, ma proprio non sapevo proprio di latte, era acidosa. Mi presente quelle comprate al Despar, quelle che avevo fatto vedere all'inizio video. No, quella là veramente zero, cioè quella là, mamma mia. La peggiore, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. Al prossimo appuntamento gireremo per tutto a Battipaglia per cercare. Questo fai tu, ti gireva a Battipaglia, però la sezione di Battipaglia la voglio provare assolutamente. Allora, il prossimo video che faremo, un video testing della sezione di Battipaglia, la proveremo a tre parti differenti e vedremo la miglior sezione di Battipaglia. No, aspetta, tre differenti, ragazzi, non so se avete capito quanto è grossa la sezione di Battipaglia. Io già con questi quattro bocconcini qua stavo morendo, tu proprio... Dobbiamo farcela, magari portiamo qualche altra persona per fare un video al massimo la sezione di Battipaglia, quella con gli gnocchi dentro, voglio provare. Sì, proviamo le sezioni, quelle là un po' più speciali, belle, miste, con tanta roba. Comunque noi ci vediamo alla prossima, spero che il video vi sia piaciuto e un saluto da Il Meglio del Mondo e... Ciao! Ma cresci, come cazzo ti chiami? Ok, mi chiamo Gabriel, okay, sono il nero sì. Più figo. Si chiama Gabriel, è un manato terminale e sta per salutare tutti quanti. No, sto scherzando. Un saluto del mio di YouTube. Ciao dal nero più figo di YouTube. Alla prossima.